Ci può chiedere, visto che appunto Forever Young, qual è il segreto di ognuno di voi per rimanere Forever Young? Qual è il tuo pilastro? Nonostante la tua età per rimanere andare così. Andare in discoteca e fare le 6 del mattino tutte le sere. Questo. Pilar è un fidanzato della... No! Grande. Tutti loro, lui ha appena confessato che è stato con la mamma di un suo amico. Ora che mi sua sono rovinato la carriera. Una sua amica. La nonna ma comunque, seriamente penso diciamo che sia amica. Leggere. Questa rimane, poi e non cosa sei leggi di Grazia? Cosa leggo io? Legge. Cose che mi interessano, così. Insomma, libri che mi interessano, che mi fanno tenere sveglio il cervello, focus. Quello, se rimane giovane quello. Beh, risponderai che è la più giovane. No, io sinceramente non mi sento una forever young, cioè io sono una. Ottobre, a ottobre faccio 50 anni, sono una cinquantenne, non mi sento una forever young, poi certo cura di me, cerco di tenermi, insomma di stare bene fondamentalmente, però non sono una forever young. No, io cioè, nel senso, mi viene assolutamente naturale essere immaturo, cioè non è che io sono una. È la cosa che va spiegata. Ci viene bene. Cioè non è che io sono uno, un cinquantenne che vuole fare il giovane, io proprio sono un. È come molto simile purtroppo al personaggio di film. Cioè sono uno che proprio non pensa ad essere un cinquantenne mai, ogni tanto qualcosa glielo ricorda. Cioè, provate a indovinare qual è il lobby di. Non lo indovineranno mai, io dipingo soldatini, miniature, no? È una cosa che mi piace. Però la verità qual è? Non è che io dipingo miniature, ce lo faccio per un motivo, perché sembra una cosa elevata, perché sai la pittura, le cose, quindi quando mia moglie mi vede dipingere, appena mia moglie esce, io ci gioco. Cioè faccio proprio, per farvi capire c'è il mio stato. Cioè io sto messo veramente male, sono da psicologo, ecco. Ecco, ma noi ti vogliamo bene. Grazie, grazie, senso, grazie mille, grazie a te. Perché tu salti? No, io salto perché io in questo film sono il personaggio di Lillo, esatto. Tant'è che ho girato nel mio studio. Allora, sua, perché non la trovavo così. La casa di Diego DJ è la sua. Perché non la trovavo così infantile in giro e diventerò il personaggio di Teo. A 70 anni andrò sui campi da tennis a rubare i punti, no è mia, la palla è mia, eccetera, perché è inevitabile che sarò così. No, nemmeno io mi sento un forever young a dire la verità, insomma, non mi sembra di avere questo problema, poi magari mi sbaglio e come dice Fausto diventerò anch'io come il personaggio di Teo. Tutto sto paragone. Mi incaraverò con i fidanzati dei miei figli a fare basket in piscina, però adesso non è imprevedibile questa cosa, non mi sembra che possa succedere. No, cosa ha il coraggio di dire lui? No, hai visto come te l'ho passato poi? Lui passa. No, io non sono un forever young, anche perché... Tu sei più giovane. 42. Però comunque il microfono l'ha passato lui, è venuto da qua. Quei 20 anni di differenza più o meno ci sono. E no, sono forever young, sto benissimo nei miei 42 anni e insomma se penso ad averne 50 è per essere sicuro di campare i prossimi 8, non per altro, quindi viva quelli che stanno bene nella loro età. E tu hai una cosa da confessare che hai fatto io non sono un forever young, non ancora, spero, guardando però il film sicuramente anche noi giovani possiamo avere paura di diventare dei forever young, quindi io ne ho avuta, cioè quando ho recitato con Lillo, che in realtà spezzando una lancia a suo favore non è poi così forever young, nel senso che mi ha aiutato molto, però per noi giovani fate davvero paura, cioè io quando mia madre mi manda 7 minuti di litigata su nota vocale ho paura, io ho paura degli over 35, quindi quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni che si approcciano a tecnologie magari di ventenni, che io di vedere mia zia in discoteca avrei paura.
io scappo. Cioè, stai dicendo di mandare una lettera invece di scrivere su WhatsApp. No, però, sì, scusa, adesso dire che il cellulare è una tecnologia di ventenni mi sembra eccessivo. Cioè, no, 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 aspetta. No, cioè, io dico l'utilizzo. No, è chiaro che dice, non voglio vedere mia nonna che mi manda WhatsApp. Non è il mezzo di comunicazione, come lo si utilizza? Io la nonna che ti manda il cuoricino, lo smai col cuoricino. No, vieni e dammi un bacio. Assolutamente. Secondo me perde di credibilità la madre che ti fa la litigata su WhatsApp, così come magari il padre che posta i suoi selfie su Facebook. Io per esempio mio padre non l'ho su Facebook, non lo voglio tra gli amici. Quindi secondo me questo film, ma c'è con un finto nome sicuramente, ed è quello che l'interesse maggiore, però c'è anche un vantaggio, cioè tu la litigata di mamma a un certo punto la puoi mettere in pausa, io no, io la sentivo tutta fino allo schiaffo, capito? Pausa. Con questa passerei la posta. No, aspetta, no, però non voglio litigare. No, devi dirci. Cioè, questo psicopatico, perché probabilmente il termine è giovane. Ha fatto capire stamattina agli altri attori come si fa la promozione dei film. Perché ha fatto una cosa. Allora, praticamente io ieri mi sono andato dal tatuatore. Adesso aspetta, vi faccio vedere una cosa. Tengo il microfono. No. Allora, praticamente sono andato a farmi un tatuaggio, che per me è una cosa abbastanza comune. Tranquilli sul braccio. io ho tanti. E mi sono scritto Forever Young, no? Che sarai comunque un Forever Young quando avrai 50 anni, che sì, da adesso noi lo metteremo da contratto agli attori. Certo. Sarà, io non sono fatto perché si devono tatuare la locandina. Io me lo sono fatto perché comunque piacendomi, mi piace la cultura del tatuaggio, quindi ne ho diversi. Per me è stata un'emozione fare parte, questo è il mio primo film, passare da YouTube, quindi dal set della tua cameretta a un set con Fausto che dice non rompere le palle, stai zitto, ti lava tutto pure qua, e ti insegna a fare l'attore, per me vuol dire tanto, quindi me lo sono tatuato. Però quando gli ho mandato il messaggio mi fa no, ma fighissimo, cioè, però io non avevo la connessione in realtà che era una roba, cioè io l'ho fatto senza volere, cioè sono andato lì, non senza volere nel senso che mi ha tatuato non guardandomi, però era un'emozione che io mi volevo tatuare sulla pelle. E che noi giovani, insomma, quindi se ti propongono il remake di Bello Onesto Emigrato Australia tu hai perso la schiena, no, capito? Però questo potrebbe essere una nuova forma appunto di promozione, assolutamente sarebbe, come io sarebbe carino. Scusate, già sono avvilito perché Stefano ha detto una battuta bellissima e Teresa avrebbe applaudito, adesso è difficile recuperare. Comunque, ma funziona questo? Sì, si ballava. Ecco, no, niente, in tutta questa compagnia io sono il più vecchio in assoluto, ho 71 anni e la mia vita l'ho vissuta normalmente, il mio lavoro mi tiene giovane, perché poi bisogna, per essere giovani, per sentirsi giovani bisogna fare anche un lavoro che ti piaccia molto. Noi siamo tutti attori, tra teatro, televisione, così, diciamo che ci sono tante pene, tante cose, però in definitiva poi sei felice del lavoro che fai, no? E a 70 anni io sono forever e basta, forever e basta, cioè non mi scalfisce nulla, ho i miei pensieri, ho la mia famiglia da curare, ho tre figlie femmine, è chiaro, e lì c'è l'unico punto un po' dolente, nel senso che non puoi essere spensierato, non puoi fare le cose che vuoi, ma io ho 70 anni che vado in giro per i teatri, faccio il mio lavoro, mi mantengo magro, fisicamente mi mantengo bene, però è questione di salute e basta. E ho vissuto tante epoche, dagli anni 60, 70, tutte le ho vissute. Non ho fatto il cinema ad esempio perché mi rompeva le palle di alzarmi alle 6 del mattino, basta, non c'era un'altra ragione, cioè la mia libertà è stata assoluta per tutta la vita, l'ho pagata cara perché tante cose non ho più potuto farle perché magari rispondevo male a questo. La prima volta che vidi Berlusconi disse lei faccia il geometra che l'artista lo faccio io e mi cacciò da casa, cioè la mia vita è stata sempre libera. Infatti Brizzi mi diceva, ma perché non hai fatto 30 film? Perché non hanno fiducia in me, perché sono magari scorretto in certe cose, mi incazzo così. Però sono sempre stato coerente, adesso a 71 anni mi sembra di essere normale, tranquillo, giovanile, faccio tutto quello che posso per migliorare la vita mia, della mia famiglia e del lavoro, punto. Poi non è uno scandalo dire forever young, e cazzo tutti dovrebbero cercare di mantenersi giovani, non esagerare,
non fa delle cose che non piace, però cercare di rimanere giovani. Lillo è già rovinato adesso, ve lo dico io, sono manco così anziano, ma pensa tra un po', viva i Forever Young, non abbassi Forever Young, punto.